Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel canale di Giacone X Svapo. Stasera siamo qui con i liquidi dello zio. Ciao zio. Ciao zio. Ciao bastardi. Deone Lemon e Deone Orange. Non abbiamo la scatola perché c'è il visello. Va bene. Però è uguale, con scritto Orange. Allora, se non avete visto l'anteprima del liquido prima del VIP Italy, noi, grazie allo zio, abbiamo avuto modo di averlo in esclusiva e fare un pezzo di video per sì, noi. L'anteprima. Ora facciamo la vera recensione. Pronti? Recensiamo. Quindi il numero 1. 1, qual è? Questo? È l'altro. Dovrebbe sapere di l'Attacchia e Arancia. Arancia. Allora, ricordiamo che liquidi fatti in collaborazione con il vaporificio. Allora, fatto, sentite sia la nota dell'arancio che la nota fumicata dell'Attacchia. Lo proviamo su Berserker. No, niente signore, ci siamo sbagliati perché è già stato drippato il limone, quindi partiamo col limone. Il limone dovrebbe essere, e poi ricominciamo dall'altro. Allora, questo è il numero 2, The One 2, Virginia e limone. Si sente molto bene la nota di Virginia e si sente la scorza del limone. Sì, roba bellissima. Lo proviamo su Berserker. Io lo conosco già perché l'ho già svappato già da un po', è già praticamente finito. Bilanciato in una maniera eccezionale, il Virginia e il limone si sposano molto molto bene. Per far uscire bene il bouquet è consigliato degli atomizzatori che seccano, perché sennò il liquido risulta essere troppo dolce. A me piace anche iperdolciastro, che si sente bene sia la nota di Virginia che la nota di limone. Allora, io lo conosco già da un po' perché, come ho detto prima, l'ho finito praticamente, è già praticamente finito. Io sul Berserker sento tanto limone, ma un limone scorza, però non succo. Limone scorza, e il tabacco praticamente lo sento pochissimo. Io... nella Billet, che l'ho provata anche nella Billet con l'Exocet, usciva leggermente più il tabacco, ma si sentiva il limone più forte, e a me piace di più sulla Billet che qua. Comunque, per me è un liquido della Madonna. Sinceramente, secondo me non sporca tantissimo, la resistenza vi dura 2 giorni, e io mi sento di dargli un 8,5. Ricordiamo che comunque sono liquidi organici. Certo. Qua in aspirazione percepite il Virginia e poi il limone. Come ha detto Giacone, sulla Billet si sente in un modo. Abbiamo provato a metterlo anche su questo Berserker in tank. Qua si sente più la nota di Virginia e poi accompagnata dal limone. Qui il Virginia si sente molto molto bene ed è un piacere per me che prediligo i tabacchi. Qua percepite molto di più la nota di Virginia e poi vi arriva questo leggero sentore di limone. Io lo preferisco qua. Voto globale del liquido 9. Perché è un liquido semplicissimo. Sì, molto. Virginia, limone, però miscelati con maestria eccezionale. Ritorniamo al primo, signore, che avevamo già nasato prima, e lo proviamo sempre su Berserker. Allora, io questo qua l'avevo provato, dove l'avevo provato? L'avevamo provato sul 1928, sì, di Cthulhu Mod, che è comunque, okay, sempre un BF da guancia. E da allora, io me lo ricordavo, qui esce molto di più l'Attacchia, secondo me. Sul Berserker io sento tantissimo l'Attacchia, al quale non mi piace, e un piccolo sentore di arancia. Mentre nel 1928, o anche in quello del Visello, che non mi ricordo cos'era, il Vampire forse, sentivo molto di più l'arancia, il quale mi piaceva di più. Io qua percepisco entrambi uguali. In aspirazione sentite il tabacco accompagnato dall'arancia. Non sento più il tabacco o più l'arancia, sono bilanciati uguali. E anche questo, un liquido semplicissimo, sì, dove hanno messo assieme l'Attacchia e l'arancia, è venuto fuori un capolavoro. Io qua sento tantissimo l'Attacchia e non mi piace sinceramente, però io do il voto. Se devo dare un voto qua, gli do poco perché non mi piace l'Attacchia, però io me lo ricordavo sul Vampire che mi piaceva di brutto, e quindi voto dove mi piace, sul dispositivo dove mi piace di più, io gli do un 8. Io gli do un 9 anche a questo. Vi ricordo che comunque a Giacone, a Visello, non gli piace
il Latakia e lo zio è riuscito a far svolpare il Latakia a Giacone Visello. Sì, sul Vampire però, e qua no perché non mi piace. Ma anche sul 1928 usciva molto molto bene. Se non li avete provati, provateli. Mi raccomando, l'hashtag sa di quello. Sa di quello, sì, mi raccomando. Salutiamo lo zio, salutiamo il PEC, recensiteci su Flavorito se volete, perché sennò siete dei bastardi. Seguiteci su Instagram, su Facebook, iscrivetevi al canale e se vi è piaciuto il video, piacciato, condividetelo, ma soprattutto iscrivetevi al canale di Con le X, ma l'ho già detto, svappo. E con l'ultima svappata sua, ci vediamo al prossimo video. Va bene, ciao. Yeah, 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 yeah.